Buongiorno a tutti di nuovo. E diciamo che il mio intervento ha l'obiettivo fondamentale di presentare i contenuti informativi del questionario e risolvere, diciamo, chiarire, fornire una serie di chiarimenti alla compilazione dei quesiti più complessi. Come dicevano prima il dottor Mancini e gli altri nostri ospiti, è fondamentale, diciamo, partecipare al censimento. È una operazione fondamentale e utile a tutti e proprio per colmare, per produrre, diciamo, una rappresentazione statistica del settore che colmi questo vuoto informativo che oramai è diventato rilevante, considerando il fatto che gli ultimi dati relativi alle istituzioni non profit nel loro complesso sono aggiornati oramai al 2001 e nell'ultimo decennio l'Istat ha condotto soltanto delle rilevazioni settoriali su particolari tipologie. L'organizzazione del censimento vede, eccoci, quindi le istituzioni come unità di analisi, le istituzioni non profit e le loro unità locali. L'organizzazione è strutturata diciamo è basata su una rete di rilevazione territoriale costituita dagli uffici regionali dell'Istat e dagli uffici di censimento provinciale istituiti presso le Camere di Commercio. Il questionario è stato spedito e la restituzione è multicanale, per cui i rispondenti hanno la possibilità di compilare e restituire il questionario secondo modalità diverse, quindi o una consegna, una compilazione cartacea e consegna presso oggi soltanto l'ufficio di censimento provinciale, l'ufficio provinciale di censimento, quindi le camere di commercio, oppure la compilazione online che noi ovviamente consigliamo laddove è possibile perché è molto più snella, più semplice, più agevole per il rispondente. Il questionario è strutturato in una sezione long form, diciamo, con dei quesiti abbastanza articolati per le unità istituzionali e soltanto diciamo, dei box relativi alle unità locali che prevedono soltanto, diciamo, dei quesiti di carattere strutturale, quindi relativi all'attività che si svolge nella sede operativa e le risorse umane impiegate. Abbiamo realizzato una lista di istituzioni non profit che è stata la base di partenza per la spedizione di questionari e aiuta il rilevatore nella sua attività di contatto e recupero del contatto dell'istituzione non profit e quindi recupero del questionario compilato. Il campo di osservazione, la definizione, diciamo, che è stata adottata nell'ambito del censimento, che fa riferimento alle indicazioni internazionali, abbraccia diciamo, una serie di istituzioni, di tipologie istituzionali anche molto diverse fra di loro, che sono tutte però accomunate dall'obiettivo. Dal requisito diciamo, della non distribuzione degli utili, quindi dalle loro finalità non lucrative, per cui le forme giuridiche incluse, diciamo, le forme giuridiche previste dal campo di osservazione sono quelle previste dal codice civile o da legislazioni speciali di riferimento che appunto prevedono questa. Il requisito del divieto alla distribuzione degli utili e le tipologie istituzionali principali sono elencate, diciamo, nella slide, non mi soffermo più di tanto, ma diciamo, vanno dalle associazioni, da tutte le strutture a carattere associativo, associazioni di vario genere, culturali, sportive e ricreative, alle istituzioni di carattere educativo, socio-assistenziali, alle università, agli ospedali, dalle organizzazioni governative alle ONLUS e via dicendo. La lista la lista, un, diciamo, una, dato sintetico sulla distribuzione territoriale della lista precensuale che ovviamente sarà validata con i risultati del censimento che vede Lombardia il 13,7% di istituzioni presenti nella lista. L'andamento della rilevazione, volevo, diciamo, un grafico che non so quanto si riesca a vedere. Il mio obiettivo essenzialmente è quello di farvi cogliere il fatto che il tasso di risposta per le istituzioni non profit non è molto elevato, come diceva già il dottor Mancini, e soprattutto l'area grigia è costituita dal non rispondenti. Quindi nell'area verde avete l'area verde fino ai rettangolini lilla, sono, diciamo, le istituzioni che in qualche modo
modo hanno risposto, hanno consegnato il questionario o compilato web oppure consegnato presso i punti di ritiro e gli uffici postali. L'area grigia è costituita da coloro i quali non hanno ancora risposto, ai quali il questionario è stato consegnato ma non l'hanno ancora restituito compilato. L'area, gli arancioni sono invece costituiti dai nostri mancati recapiti, cioè dalla una quota di istituzioni che non siamo riusciti a raggiungere attraverso la spedizione postale. Quindi diciamo che a 20 giorni, a 30 giorni dalla chiusura del censimento siamo abbastanza lontani da arrivare al 100% delle risposte da acquisire. E la Lombardia, qui lo vediamo, vabbè, me l'aveva già detto il dottor Mancini, diciamo, ha un 44% di mancate risposte, mentre diciamo, è più fortunata tra virgolette dal punto di vista delle mancati recapiti, che sono pari al 9%. Questa è una slide che possiamo, diciamo, per ridurre, diciamo, i nostri tempi, possiamo sicuramente lasciarvi. Vi fa vedere quali sono le province più virtuose, diciamo, le province lombarde più virtuose rispetto alla restituzione dei questionari, e sono Lecco col 63% delle istituzioni rispondenti, e Cremona e Lodi, che sono di molto superiori alla media della regione. Le tipologie istituzionali più virtuose, diciamo, in Italia e in Lombardia sono caratterizzate dalle fondazioni che hanno risposto per il 50% dei casi in Italia e per il 56% dei casi in Lombardia, le cooperative sociali, che sono invece in Lombardia il 57% delle rispondenti, in contraddizione rispetto al dato invece nazionale, e le associazioni che sono per la tutela dei diritti di assistenza, solidarietà e protezione civile, in cui sono incluse ovviamente le organizzazioni di volontariato, che in Lombardia arrivano a un tasso di risposta del 58%. Ci sono però casi anche invece meno virtuosi, e sono le istituzioni di rappresentanza, sindacati, quindi partiti politici, che hanno risposto nel 40% dei casi in Lombardia, oppure le associazioni professionali di categoria o gli enti ecclesiastici che non hanno ancora, diciamo, che hanno una percentuale di partecipazione al censimento inferiore alla media regionale. Ora, il questionario è abbastanza corposo, come forse avete avuto modo di vedere, però ha degli obiettivi ambiziosi. In realtà, rispetto, diciamo, oltre alle informazioni, alle caratteristiche tradizionali che vengono rilevate nell'ambito di un censimento, legate appunto alla struttura organizzativa, alla forma giuridica adottata e alle risorse umane impiegate, sono stati inseriti una serie di quesiti che tentano di cogliere aspetti peculiari delle istituzioni non profit, e anche diciamo, che permettono degli approfondimenti anche innovativi rispetto alle diverse dimensioni attraverso le quali possiamo leggere il settore non profit italiano, per cui si va dal approfondimenti legati relativi alle attività svolte, ai servizi erogati dall'istituzione, alle caratteristiche dei volontari e le categorie professionali dei lavoratori retribuiti, le innovazioni tecnologiche in relazione alle modalità di raccolta fondi o alle forme di comunicazione adottate, le reti di relazioni e di collaborazione che l'istituzione non profit può strutturare nel suo territorio. Per cui, diciamo, il questionario permetterà di rilevare informazioni estremamente utili a delineare gli aspetti fondamentali, non solo, diciamo, di carattere organizzativo, ma legati alla loro attività nel contesto in cui operano. Il questionario è strutturato in sezioni che raggruppano quesiti omogenei rispetto alle finalità e al contenuto informativo, questo ovviamente per facilitare la compilazione dello stesso. Ho elencato le sezioni che ritrovate corrispondenti nel questionario.
Nel proseguo dell'intervento cercherò di presentare i quesiti presenti in ogni, inclusi in ogni sezione e potremo organizzare il dibattito anche alla fine di ogni sezione. Voi potete interrompermi se avete dei quesiti legati, delle richieste di chiarimento rispetto ai quesiti presentati, anche per evitare che poi alla fine della relazione vi sia, penso potrebbe essere più semplice per voi anche nel ricordare il quesito che volete porre. Allora, la prima sezione è quella relativa ai dati anagrafici. Si chiede di verificare lo stato di attività, i dati anagrafici che sono stati prestampati sul questionario, quindi a cui è stato recapitato il questionario, e lo stato di attività dell'istituzione, quindi possibilità di modificare i dati prestampati e una serie di quesiti relativi alle modalità di svolgimento delle proprie attività nel corso dell'anno e lo stato di attività dell'istituzione che viene chiesto al 31 dicembre del 2011, che è la data di riferimento del censimento, al momento della compilazione dello stesso e durante il corso dell'anno. Sono delle informazioni fondamentali per delineare appunto l'universo delle istituzioni attive in Italia e per aiutarci a verificare i dati e aggiornare i dati della lista precensuaria. La sezione 2 è relativa alla struttura organizzativa delle istituzioni non profit, quindi sono inclusi i quesiti che rimandano alla forma giuridica dell'istituzione e al suo anno di costituzione, al status non profit, quindi se è presente nello statuto o in qualsiasi o nell'atto costitutivo il divieto alla distribuzione degli utili, quindi è esplicitamente chiarito il divieto di distribuzione degli utili o comunque l'assenza di fini di lucro, comunque l'attività di carattere non lucrativo. I quesiti successivi sono relativi alla base sociale, quindi tentano di cogliere qual è la numerosità e la tipologia di soggetti, della compagine sociale. Quindi abbiamo chiesto il numero di soci o associati con diritto di voto, il numero delle assemblee convocate durante l'anno e la partecipazione alle assemblee per delineare il livello di democraticità, possiamo dire, del settore, e la composizione dell'organo direttivo, se l'istituzione ha un organo direttivo e come è composto. Esiste nell'ambito della sezione un quesito molto importante che è relativo alla destinazione dei servizi prodotti dall'organizzazione, quindi ai destinatari dei servizi, che ci dà le informazioni rispetto all'orientamento mutualistico solidaristico dell'istituzione non profit, che è uno dei pilastri che ci permettono di delineare i confini del settore rispetto all'orientamento, quindi alla attività dell'istituzione volta a tutta la collettività in generale o ai soci della stessa. Qui abbiamo dato un'indicazione di carattere generale. In alcuni casi nelle strutture con livelli territoriali diversi, quindi pensiamo a un'organizzazione di secondo livello che ha delle strutture territoriali a livelli inferiori, l'indicazione che diamo per evitare la duplicazione dei soci è quella di indicare i soci nei questionari delle strutture territoriali dove il socio si iscrive direttamente o comunque quello a cui fa riferimento, il livello territoriale inferiore, ed evitare che l'associazione e l'organizzazione di livello nazionale li riconteggi, in modo tale che noi riusciamo ad evitare che il dato sui soci venga indicato prima dal livello territoriale più basso, poi dal livello provinciale, poi dal livello regionale, creando così una duplicazione che non riusciamo a controllare. Per cui l'indicazione di massima potrebbe essere questa, quindi di indicare il numero di soci da parte delle sedi locali, e i livelli superiori possono indicare come soci gli enti, come soci enti, il numero delle istituzioni che sono aderenti. Ora, questa realtà, questa convenzione casa per alcuni gruppi organizzativi, per alcune strutture, non per altre, per cui nel caso in cui ci fossero problemi particolari per cui non riusciamo a riclassificare la struttura di un'organizzazione secondo questi schemi, possiamo approfondire all'atere il problema e cercare la soluzione che possa essere che mantenga, che garantisca questa coerenza rispetto all'indicazione del numero dei soci.
Nella sezione relativa alla struttura organizzativa sono presenti ancora alcuni quesiti che colgono l'ambito di azione, quindi l'ambito territoriale di riferimento dell'istituzione, e in questo caso chiediamo di indicare soltanto l'ambito territoriale prevalente, quindi nel caso in cui si opera in più comuni si può indicare l'ambito provinciale anche se non si copre l'intera provincia, e così nei livelli successivi, superiori. Quesito 11 e 12 sono relativi alle relazioni con gli altri attori del sistema economico. Il quesito 11 è relativo alla, si chiede se l'istituzione ha stipulato patti o intese con altre organizzazioni, nel senso, cioè nell'obiettivo di, del, diciamo, nel, nel, per il perseguimento di finalità comuni al, che non siano, diciamo, onerosi. Il quesito 12 invece riguarda i contratti e le convenzioni che possono aver stipulato le istituzioni non profit con altri. Con altri soggetti, e sono qui relativi a quelle, a, appunto a quei contratti che, per i quali vi è una contropartita economica. Quindi da un lato abbiamo la, la relazione, diciamo, orientata al perseguimento di finalità comuni, dall'altro la relazione con un soggetto istituzionale finalizzata invece a una fornitura di servizi dietro una contropartita economica. Sì, ok, finita la sezione, certo. Per il quesito 12, l'aver partecipato e aver vinto un bando di finanziamento per cooperazione allo sviluppo mi fa rispondere sì al quesito 12? Se attraverso quel bando lei ha strutturato, cioè l'istituzione ha strutturato un contratto, una convenzione, questione pubblica, sì, altrimenti no, diciamo il finanziamento che percepirà l'istituzione dovrà essere incluso soltanto in termini di entrate nel bilancio. Va bene, posso anche chiederle per la domanda 10 invece, come si estrinseca l'appartenenza ad una rete? Perché nel mio caso ci sono altre associazioni come la mia in altre 12 regioni, siamo tutti indipendenti, abbiamo il nostro statuto, però ci ispiriamo agli stessi principi, siamo promossi dallo stesso ente sindacale. Sì. E quindi mi chiedevo, noi comunque ci ispiriamo, nel nostro statuto c'è scritto che ci ispiriamo al regolamento di quella che è la più grande, che è l'ONG riconosciuta. Possiamo quindi considerarci appartenenti a una rete, sì, anche se non è formalizzata con una quota associativa? Sì. Sì, l'idea è quella, cioè le forme aggregative non sono considerate in questi termini, cioè un insieme, un gruppo di istituzioni che aderiscono fra di loro proprio per, in virtù di un interesse o di una finalità comune, anche in termini di mission, di ispirazione. Sì, ma il problema è il numero dei soci. Il problema è il numero dei soci. Quando c'è un'organizzazione nazionale, allora c'è una sede a Roma, per esempio, che ha le regioni demandano poi alle province, le province alle unità di base. Ovviamente la sede regionale avrà solo le province come soci, presumo. Sì. La sede nazionale cosa avrà di soci? Le regioni. Sì. Le regioni? Sì, se esiste il livello regionale, sì. Ma va bene, perché ci sono alcune problematiche. Prego. Cioè, l'idea di fondo è quella di non duplicare i soci. Allora, se ci sta una struttura che è fatta a tre livelli, regionale, provinciale e comunale, o di quartiere adesso, insomma, tre livelli, che sono tre livelli gerarchici in qualche modo. Gerarchia vuol dire che ciascuno che sta sotto è compreso soltanto in uno che sta sopra, d'accordo? A questo punto il nostro intento è quello di basare i soci sul territorio, portare, rappresentare, misurare i soci sul territorio. Quindi è evidente che poi noi, attraverso, sapendo che questo livello territoriale più basso, per esempio comunale, appartiene a un'associazione che ha anche il suo livello provinciale e il suo livello regionale, no? Facciamo i cosiddetti treni, ovvero sì, agganciamo i vagoni per fare quant'è il livello, diciamo, superiore, capisce? Quello che noi normalmente facciamo anche in termini di imprese, perché anche le imprese appartengono a gruppi, ok? Quindi le imprese che appartengono a un gruppo vengono sommate, le unità locali di un'impresa hanno i loro addetti, i loro lavoratori,
no? Che ovviamente vengono aggregati a quelli delle altre unità locali che fanno parte della stessa impresa. Anche questo è il concetto figurativo del treno, va bene? Quindi se voi classificate i soci sul territorio dove effettivamente risiedono e appartengono a quel comune, a quell'associazione di livello comunale, la quale poi partecipa all'associazione di livello provinciale e regionale e così via, no? È evidente che la soluzione è in aggregazione, mentre invece la disaggregazione non si può fare. D'accordo? Questo è il principio base, quello che è. C'è un'altra persona giù in fondo, no, poi la signora. C'ero... Tocca a me? Ok. Io sono della FIT del Piemonte, no? Noi abbiamo 100+ associazioni affiliate, tra le associazioni, i quali a loro volta riceveranno il questionario. Quando noi dobbiamo indicare le associazioni, i nostri soci dobbiamo indicare le associazioni, non i soci. E quando dobbiamo indicare il gruppo dirigente, dobbiamo indicare il direttivo. Esatto. Giusto? E poi c'è un aspetto che lo dico, che è venuto fuori mentre si ponevano delle questioni prima. Noi per esempio, parecchie nostre associazioni hanno un'attività di raccolta fondi che poi a loro volta devolvono all'associazione contro i tumori, cose del genere. Quelle cose oggi non sono riscontrabili, ve lo dico perché c'è anche un movimento non di poco conto in quei termini lì. Cioè, che, scusi, non ho si capito... fanno iniziative, no, no, ho un concerto la... per dire, quello che avanza dal concerto sono magari 10.000 euro che vanno all'associazione per la ricerca contro il cancro, no? Scusi, io non ho capito una cosa molto precisa, non c'è riscontro contabile, quindi non no, lo potete conoscere? È un dato che noi abbiamo, ma che non viene fuori da questa ricerca. Non è vero, non è vero, perché dopo gli fa vedere la sezione del bilancio e vi fa vedere come vengono classificate questi trasferimenti. Buongiorno, io sono il presidente di un'associazione lombarda che ha 11 delegazioni, una in ogni provincia tranne nella provincia di Lodi, ed è un'associazione che raccoglie i cori amatoriali. Il punto 7 qui del punto 2, il 7.1, non riesco a inquadrarmi perché dice indicare il numero dei soci associati con diritto di voto. Ognuno, dunque noi globalmente in Lombardia abbiamo circa 380 cori, all'interno di questi 380 cori ogni corista è associato al suo coro e ha diritto di voto all'interno del suo coro, che verrà rappresentato a livello sia provinciale che regionale. Io il dato che dico 380 è a livello regionale, quindi non sommo le varie province, ma insomma so la situazione individuale. La domanda che mi viene fatta dice indicare il numero di soci associati o associati con diritto di voto, ecco, e dice persone fisiche, a me riesce un po' difficile pensare che a questa risposta devo dare la risposta della somma dei componenti di ogni coro, cioè oltre 10.000 persone, sapendo distinguere se sono maschi e femmine, no? Ecco. Oppure se sono quelli aventi diritto di voto, cioè in rappresentanza di questi 10.000, cioè 380 circa, oppure ancora soltanto quelli dell'organo direttivo, e qui si pone un problema a livello provinciale o a livello regionale. Ecco, non so se sono stato chiaro. Allora, in realtà la risposta è legata a chi compila il questionario, prima di tutto. Quindi l'istituzione, cioè magari il questionario dobbiamo capire a chi è arrivato. È arrivato al singolo coro? Cioè il coro è un soggetto istituzionale autonomo e distinto dalla aggregazione? No, come diceva il signore prima, ad ogni coro, credo, non ho avuto modo di verificare, ma credo che sia arrivato. Per esempio io sono anche direttore di un coro, a me è arrivato e quello me lo sono compilato. Ma in
quanto rappresentante legale di un'associazione regionale che raggruppa 380 cori, io che cosa devo mettere a quella voce lì? Allora, per evitare la duplicazione, lei l'associazione regionale, il coro indica i suoi soci iscritti, quindi i suoi coristi, diciamo, se sono soci con diritto di voto, quindi assimilabili alla nostra tipologia di socio. Il livello regionale non dovrebbe indicare soci come persone fisiche, potrebbe indicare i cori aderenti di tutta la regione. Cioè, in altri però, scusi, nel caso suo, da quello che appare almeno, il 7.1 ci sta, il punto 1 che riguarda le persone fisiche, sì. Se lei compila come coro specifico uno dei 380 che ha citato, sì. Ci mette maschi e femmine totale, perché sono i coristi che fanno parte, sono i suoi soci, d'accordo? Sì, ma se lei invece... Mi scusi, non ho capito, maschi e femmine in totale, cioè metto 10.523? No, il coro, 380. Il singolo coro, il singolo coro. Sì, però capisce che il coro non è femmino o maschio, ci sono i cori ma maschi... Ma no, scusi, questi sono i soci che sono... No, le persone fisiche, perdone. Le persone fisiche sono maschi, femmine, totale. Poi gli enti... No, scusa un attimo, calma e sangue freddo. Bisogna trovare dei linguaggi comuni, evidentemente. Sì. Allora, qui noi chiediamo, la dottoressa ha detto che bisogna vedere qual è il questionario che stiamo compilando. Faccio l'ipotesi che il questionario che stiamo compilando è il coro della Valtellina di sotto, ammesso che esista. Questo coro fa parte di un'associazione da lei rappresentata in questo momento che racchiude 300, che associa 380 cori lombardi. Ho capito bene? Perfetto. Perfetto. Adesso compiliamo il quesito 7.1 rispetto al primo coro, quello della Valtellina di sotto. No, ma quello non mi interessa perché sono... Ma non interessa agli altri però, scusi, per avere il sistema. Scusi. Allora, in questo caso i soci sono soltanto i coristi. Mettiamo che sia soltanto un coro di alpini, va bene? Quindi soltanto maschi, almeno fino a certo anni erano soltanto maschi, poi dopo sono intervenute anche le alpine. Allora, mettiamo che ci abbia 25 persone. Scrive 25 maschi e totale 25, ok? E lì si ferma, basta, ha fatto il suo mestiere. Sì, sì. Poi invece passiamo alla compilazione del questionario dell'associazione regionale che comprende 380 cori. Quello che ha detto la dottoressa di fatto corrisponde a questa soluzione pratica di compilazione. Le persone fisiche non ci sono. Ci sono già a livello territoriale sotto, che sono state già riempite lì. E nel quesito 7.2, laddove c'è scritto enti, ci mette 380 istituzioni non profit, totale 380, e lei ha risolto il quesito 7. Grazie, cioè non rispondo al punto 1, insomma, in altre parole. Sì, perché di fatti c'è tra persone fisiche ed enti o l'uno o l'altro o tutte e due. Grazie. Cioè ci possono anche essere delle associazioni che in parte hanno propri soci. Quel Archeo Club di cui parlavo prima c'ha la sede romana che c'ha soci persone fisiche, più soci che sono le altre associazioni Archeo Club di Perugia o di Vattarapesca. Va bene? Quindi compilerà tutte e due. Grazie. Qui davanti c'era la signora prima però, poi il signore vicino alla cinepresa. Grazie, io completerei un attimo la richiesta di chiarimenti riguardo a questo punto, perché anche noi siamo nella stessa situazione, ma fino a qui ci eravamo già arrivati. Quindi noi siamo nella condizione di non avere soci persone fisiche, ma solo soci enti. Però abbiamo poi nella nostra struttura dei soci, dei volontari, che a quel punto io dovrò indicare come un soci. Quando io indico i volontari, io chi sta in portineria, chi smista, eccetera, eccetera, probabilmente la risposta 13.1 è indicare il numero di volontari in organico, io non dovrò indicare, anche se sono in realtà soci volontari magari di altre strutture, ma non della mia, quindi io potrò indicare tra i volontari, ma non soci. Io indico che ho 10 volontari non soci della struttura, perché la struttura sono soci enti
enti pubblici, enti altri enti, e quindi non posso indicarli. Va bene? L'importante è che ce li conteggi però quei volontari. Come? L'importante è che quei volontari però vengano indicati nella somma, diciamo nel numero di volontari che lei indica. Anche se sono soci di un'altra associazione, volevo precisare, no, rispetto a quello, sì, che diceva lei, se ha dei volontari che sono, non sono soci dell'istituzione che sta compilando adesso il questionario, sì, ma sono soci di un'altra, l'importante è che comunque vengano indicati nel quesito 13 rispetto al numero dei volontari, senza numero la distinzione volontari del fatto che... Sì, se però questi soci, io ho 170 strutture, sono associati presso una delle 170, sì, vengono da noi che siamo il livello, sì, provinciale a fare associazione, io non le indicherò da nessuna parte, perché i miei soci risultano essere, un momento, risultano essere semplicemente le 170 strutture come istituzione non proprio. Ho poi dei volontari, no, che non sono soci né della mia struttura né dell'altra struttura, quindi io li indicherò tra i soci volontari non soci. Allora, scusi un attimo, il problema qui a mio avviso sta in una chiave di volta. Questi volontari che vengono presso l'associazione di secondo livello, quella che racchiude soltanto soci altre associazioni, sì, vengono a lavorare presso di lei, sì, presso questa associazione, sì, quindi prestano la propria opera volontaria lì, presso questo livello, esatto, chiamiamolo superiore, sì, va bene? Sì. Quindi da questo punto di vista lei usa dei volontari che non, sì, sono dei suoi soci, esatto, ma che sono soci dell'altro, esatto, quindi il punto 1.1 non lo deve riempire. Il punto 1.1 del quesito 13.1, sì, non lo deve riempire. Lei riempirà soltanto il volontari tu curra, perché i volontari sono queste persone che comunque vengono, ah, sì, ad operare, sì, presso, sì, la sua struttura centrale. Sì, sì, non, okay, le indicherò come soci, esattamente, come volontari, esattamente, sì, ma non come volontari soci. Esattamente. Questa cosa. L'altra cosa è che invece abbiamo un'altra questione molto... abbiamo un'associazione che è costituita da soli volontari. Cioè proprio noi abbiamo preso tutti i volontari che operano ovunque nella nostra struttura, ma o anche fuori, e li abbiamo tutti messi in una struttura. Okay? Li abbiamo messi tutti in questa associazione che si chiama Associazione di Volontariato. Questo per una questione organizzativa e quant'altro. Allora, si pone il problema, questa organizzazione di volontariato deve compilare il proprio questionario, è anche arrivato. Il numero dei volontari qui indicato, la mia interpretazione è stata questa, non sono tutti i volontari che io ho associato, perché questi volontari che io ho messo in questa struttura, li mando a lavorare da un'altra parte. Quindi questi io credo che debbano essere indicati nella struttura dove operano veramente, e quindi nella mia struttura saranno 5 o 6, anche se io ho 200 volontari. Perché sono soci in realtà. Perché sono soci. Allora lei ha, scusi, in questa specie di... Lo sa che assomiglia alla Peugeot? Ah sì, è interessante. Ecco. Nell'ambito delle statistiche europee sulle imprese c'è uno studio di Eurostat, proprio uno studio di caso della Peugeot, perché la Peugeot non ha operai, non ha impiegati, non ha lavoro, fa le macchine senza niente. In realtà esiste un'altra società che noi chiamiamo ancillare, che presta dietro compenso il lavoro, quindi è una specie di lavoro in affitto, ma dentro al gruppo Peugeot. È esattamente quello che lei ha descritto. Come vedete, siamo rotti a tutte le fatiche. Allora, da questo punto di vista è chiarissimo che questa società, associazione che c'ha soltanto soci, ma che di fatto li manda a lavorare presso le altre, sì, ci avrà 200 soci nella domanda precedente, e quando arriva alla 13 ce ne metterà 3, perché sono quelli che direttamente lavorano lì dentro, esatto, gli altri li troviamo dalle altre parti. Esattamente, ha capito. Quindi è corretta benissimo. L'impostazione? Perfetto. Ok, grazie. Capito. C'era qui il signore con... ecco, sì, e poi giù in fondo di nuovo. Io sono un dirigente di Ancescau, dei centri sociali anziani.
Noi abbiamo i centri, i circoli di base, che sono dove ci sono i soci, poi i coordinamenti provinciali, coordinamenti comunali, coordinamenti provinciali, regionali e l'associazione nazionale. I dirigenti dei vari organi vengono sempre nominati dalla base, dai circoli di base. Per esempio, 10 circoli della provincia di Milano eleggono, partecipano all'assemblea regionale e votano e partecipano alle elezioni per i circoli regionali e partecipano alle elezioni per i dirigenti della nazionale. Come li conteggiamo? Vai. Qual è l'associazione, scusi? ANCESCAO, Centri Sociali Anziani. ANCE? No, ANCESCAO. ANCESCAO. Associazione Nazionale Centri Sociali Anziani e Orti. Sì, allora, lei mi diceva i circoli di base hanno alcuni soci dei circoli di base partecipano alle elezioni dei consigli dei... No, ci sono i circoli di base, i presidenti dei circoli di base partecipano alle elezioni dei dirigenti del coordinamento provinciale, dei dirigenti del coordinamento regionale e dei dirigenti nazionali. Bene, allora da questo punto di vista, rispetto alle domande che abbiamo trattato, mi sembra che sia un caso analogo al precedente dei cori, perché di fatto ci sta un livello provinciale o un livello regionale che viene partecipato dai circoli di base. Ciascun circolo di base riempie il proprio questionario, quindi ci avrà un numero di soci, persone fisiche. L'altro livello, quello provinciale, i cui organi direttivi sono nominati dai presidenti dei circoli, naturalmente metterà soltanto tra i soci i circoli che stanno nel suo territorio, che fanno capo a lui. Quindi, se questa era la domanda... Poi per il regionale? Per il regionale lo stesso, se è fatto dai provinciali, lo stesso. No, è fatto proprio dalla base, ancora dalla base. No, allora non ho capito. Allora, facciamo l'esempio Milano. Milano ha 73 centri aderenti e questi 73 centri votano i dirigenti provinciali. Alle elezioni del regionale partecipano questi 73 presidenti con i presidenti delle altre province. Lo stesso saranno allora a livello provinciale e a livello regionale, sono due associazioni distinte sotto il profilo statistico, anche sotto il profilo legale, perché hanno diciamo una loro individuazione, sì. L'abbiamo definite comunità istituzionali, quindi il livello regionale metterà tutti i circoli che fanno parte del suo territorio, che fanno parte della sua competenza territoriale. Questo è come enti ovviamente, non come persone fisiche. Sì. Quindi praticamente in questo modo di fatto i soci stanno, persone fisiche stanno soltanto sui circoli. Poi dopodiché a livello comunale, provinciale o regionale si sommano semplicemente gli enti che partecipano all'elezione dei dirigenti di livello provinciale, regionale. Grazie. Prego. Sì, buongiorno. Io volevo porre questa domanda. Io sono di Caritas Ambrosiana. Noi abbiamo 324 centri d'ascolto, che sono delle realtà di volontariato legate alle parrocchie. È successo che alcuni centri d'ascolto ci abbiano chiamato perché hanno ricevuto appunto il questionario, ma trattandosi di realtà che non si sono costituite come associazioni di volontariato, cioè qualcuno è un'associazione di volontariato e quindi va bene, risponderà al questionario. Altri invece non lo sono, quindi non hanno neanche un codice fiscale, non hanno niente. Alcuni di questi invece hanno ricevuto un questionario con il codice fiscale, che presumiamo essere quello della parrocchia, ma i volontari non lo sapevano. Quindi volevo capire, insomma, cosa dobbiamo dire loro, se devono comunque compilare il questionario, se devono farlo riferendosi alla parrocchia nel caso, e anche nell'ipotesi in cui, perché in alcuni casi alcune parrocchie hanno più centri d'ascolto, che cosa succede, perché non vorremmo duplicare, insomma.
Sì, sì, sì. Allora, rispondo a questa domanda. Allora, per questi centri di ascolto, nel caso particolare, allora, hanno ricevuto il questionario perché erano inclusi sicuramente in una fonte che abbiamo acquisito relativa al settore non profit. Noi abbiamo acquisito varie fonti di carattere amministrativo, registri regionali, registri albi regionali, la Landgrafe delle ONUS, eccetera, per cui probabilmente erano presenti in una di queste fonti. Ora, se hanno codice fiscale proprio autonomo, compilano il questionario, al di là se siano o meno un'organizzazione di volontariato, potrebbero essere un'associazione riconosciuta, non riconosciuta, che non è un'organizzazione di volontariato, e comunque tenuta la compilazione del questionario, proprio perché, come dicevamo prima, il settore non profit definito dall'ISTAT è abbastanza ampio, quindi include realtà diverse. Se hanno il codice fiscale della parrocchia, usano il codice fiscale della parrocchia, in questo caso è la parrocchia tenuta la compilazione del questionario per le attività di carattere sociale, quindi la parrocchia e gli enti ecclesiastici in generale sono tenuti alla compilazione del questionario se svolgono altre attività oltre a quelle di religione e culto. È evidente che esistono appunto enti ecclesiastici di vario tipo, che esempio classico le parrocchie, che svolgono altre attività oltre a quelle classiche, ovviamente la loro natura, devono compilare il questionario soltanto per la parte inerente a queste attività svolte. Quindi il centro d'ascolto farà una serie di attività sul territorio che possono essere classificate in base ai settori di attività e servizi, i volontari possono essere indicati e anche la parte relativa alle risorse economiche deve essere compilata soltanto per le risorse economiche impegnate in quel tipo di attività che non sono riconducibili alla religione e culto. Ma sarà un questionario unico compilato dalla parrocchia, quindi questionario non è unico il centro compilato d'ascolto. Dalla parrocchia. Se ha più centri di ascolto, ingloba tutte le attività di diventano dei soci, enti soci. No, sì. Delle unità locali. Unità locali, sì. Unità locali, sì. Sì, la distinzione fondamentale è questa: l'unità locale è la sede operativa dell'istituzione che ha lo stesso codice fiscale dell'istituzione di appartenenza. Okay. Il gruppo invece organizzativo è definito da tanti soggetti istituzionali diversi con codici fiscali autonomi che aderiscono a un'organizzazione di livello superiore. Va bene. Un'ultima cosa e poi ho finito: la ripartizione territoriale. Siccome voi giustamente usate la ripartizione amministrativa, invece i centri d'ascolto hanno, cioè la Caritas ha un altro tipo di ripartizione, la diocesi, i decanati e le parrocchie, andiamo per approssimazione, cioè evidentemente non c'è un decanato che coincide con un comune. Lei parla dell'ambito territoriale di riferimento? Sì, andiamo per approssimazione, sì, per certo. Forza di cose. Va bene, grazie. Io direi un'ultima domanda giù in fondo dietro la signora, ce n'era una signora che chiedeva e poi dobbiamo andare avanti perché ci sono tante altre cose che dobbiamo vedere, magari. Sì. Fare sicuramente un passo indietro rispetto a problematiche più complesse, ma in caso il questionario non fosse stato ricevuto. Glielo diciamo dopo. Ok. No, vabbè, diciamo che poi glielo dico, quindi rimandiamo. Ci sono ancora altre possibilità dopo, fateci andare avanti, sì, perché magari apriamo anche altri settori di questioni. Posso? Prego. Posso? Sì, probabilmente. Brevemente, per favore. Sì, ma andiamo forse anche avanti da questo punto di vista. Io rappresento le scuole dell'infanzia paritarie, le quali si dividono almeno, grosso modo, in tre categorie importanti. Sono le scuole parrocchiali e quelle, vale un po' quello che ha appena detto adesso la dottoressa, quindi la parrocchia che ha la scuola parrocchiale si preoccuperà di compilare il modulo per la scuola parrocchiale. Fino ci siamo. Poi ci sono le associazioni no, riconosciute o anche non riconosciute, e anche queste faranno la loro parte. Poi ci sono le fondazioni. La cosa importante, siccome si parlava adesso di volontariato, noi ci troviamo ad avere come volontariato importante in queste tre categorie i dirigenti, che sono i gestori, che non prendono nulla. Una delle domande che ci tornano indietro alcune volte, e sono già tornati indietro giustamente da parte dell'Istat, delle Istat provinciali, è che dicono: ma dovreste segnare, non è che è imperativo, non è che dicono dovete farlo, dovreste vedere di segnare come dirigenti retribuiti
qualcuno in sostanza in quell'organizzazione. Ecco, noi non abbiamo dirigenti, da questo punto di vista, non abbiamo dirigenti pagati, perché invece sono dirigenti i gestori, che sono anche i datori di lavoro. Quindi o li segniamo come volontari, allora segniamo il parroco, oppure il presidente della fondazione, oppure il presidente dell'associazione, riconosciuto o non, come volontario, ed è una persona, lui insieme col consiglio di amministrazione, da dove c'è, o diversamente lui solo, come volontario e basta. Non possiamo segnare il dirigente, perché il dirigente non c'è. Sì, d'accordo. Anzi, tanto è vero che la... Cioè, noi cerchiamo di essere sintetici ma il più possibile precisi. Il quesito 19, che è quello che c'ha i dirigenti e imprenditori, così si sente, sì. Il quesito 19 al punto 1 c'ha dirigenti e imprenditori. Lì sono, vedete, suddividere il numero di lavoratori retribuiti in organico. Quindi devono essere retribuiti. Non compaiono, voi li chiamate dirigenti ma sempre volontari sono. Come vede, preferiamo dare sostanza a questi aspetti di volontariato piuttosto che non... Ok, direi andiamo avanti adesso perché altrimenti andiamo lunghi con i tempi. Allora, vabbè, diciamo che questa slide è stata già anticipata abbondantemente dai nostri interventi, cioè quindi quello che vogliamo precisare è che il volontario è colui che presta la propria opera, diciamo anche statuaria, senza ricevere alcun corrispettivo presso l'istituzione non profit, e svolge le sue attività sia per scopi solidaristici o altruistici, ma anche per il perseguimento delle finalità istituzionali. Anche chi fa attività di segreteria in un'associazione, un'organizzazione di volontariato, è da considerare un volontario. Ora, con l'espressione inorganico che abbiamo inserito nel quesito, si intende essenzialmente l'insieme dei soggetti sui quali, che sono, diciamo, in qualche modo strutturati, che sono, diciamo, presenti più o meno stabilmente presso l'istituzione non profit, e diciamo quelli sui quali l'istituzione può in qualche modo contare per l'espletamento delle proprie attività. E poi, appunto, precisavamo che se l'apporto dei soci, diciamo, del lavoro volontario proviene dai soci impegnati nell'istituzione, anche con diversi gradi di partecipazione, anche rispetto a semplicemente alle attività di, appunto, direzione, coordinamento, eccetera, possono essere indicati, devono essere indicati fra i volontari, e se sono soci anche nel punto relativo alla specifica dei soci volontari. Le risorse umane, diciamo, retribuite sono rilevate in relazione ai tipi di contratto che vengono strutturati con l'istituzione. Quindi chiediamo, appunto, di distinguere i lavoratori retribuiti rispetto al tipo di contratto, se, appunto, diciamo, sono dipendenti o se sono lavoratori con contratto di collaborazione. E nel quesito successivo invece sono rilevati i lavoratori non retribuiti, alcune forme di lavoro non retribuite direttamente dall'istituzione non profit. Rispetto al quesito 17.1, che include, che prevede, diciamo, la rilevazione dei lavoratori retribuiti, precisiamo che i lavoratori che svolgono un'attività retribuita in base a un contratto di prestazione d'opera, cioè devono essere inclusi nei contratti di collaborazione questi lavoratori, quelli che svolgono un'attività lavorativa con un contratto di prestazione d'opera, i lavoratori con il contratto di associazione in partecipazione, i lavoratori con contratto di lavoro occasionale con voucher. Sono esclusi dai lavoratori retribuiti i lavoratori che operano nel regime di partita IVA, oppure quelli che non operano in base ad un contratto prestabilito ma percepiscono soltanto dei rimborsi, ad esempio, appunto, facciamo qui l'indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi o compensi particolari. Queste tipologie non sono da includere, non sono incluse nei lavoratori retribuiti con un contratto specifico, ma, diciamo, vanno le spese relative a queste prestazioni lavorative vanno conteggiate nel bilancio, vanno indicate nel bilancio come acquisto di servizi. Altre risorse umane
presenti sono incluse, previste dal quesito 18 e 18.1 che individua alcune tipologie, quindi i lavoratori interinali, cioè i lavoratori temporanei, gli ex interinali, i lavoratori comandati, distaccati e religiosi. Per i lavoratori comandati e distaccati precisiamo che sono inclusi i dipendenti per i quali viene riconosciuto il distacco sindacale, in base al quale essi hanno diritto a svolgere le proprie attività, cioè un'attività di carattere sindacale, con conseguente sospensione dell'attività lavorativa, e non sono inclusi invece i distaccati, i dipendenti che sono in aspettativa sindacale non retribuita, se questi vengono retribuiti dall'istituzione non profit che compila il questionario, e che quindi devono essere indicati fra i lavoratori retribuiti. Quindi lì nei distaccati vengono inclusi i distaccati sindacali che possono essere in aspettativa retribuita dall'ente di appartenenza, oppure chi gode di permessi sindacali particolari stabiliti dallo statuto dei lavoratori. Se invece sono retribuiti dal sindacato, in questo caso, vanno inclusi nei lavoratori retribuiti. Nei religiosi sono inclusi i religiosi non iscritti nel libro unico del lavoro dell'istituzione presso quale operano, quindi se un religioso è figura come dipendente lo includeremo nel quesito 17.1, se invece non è un dipendente in quanto non è incluso, non è iscritto nel libro unico del lavoro, lo indichiamo nel quesito 18. E, la sezione sulle risorse umane è, diciamo, ok. Io sono... Quindi come in questo senso il CRAL è aziendale, però io sono un dipendente dell'azienda e sono il direttore, diciamo, del CRAL. Quindi come mi devo comportare? Devo segnare che sono un dipendente o un volontario? Allora no, è il CRAL che sta compilando il questionario, quindi sì, certo. può indicarlo tra i distaccati comandati. Lei ha una forma di distacco o è semplicemente un accordo che ha con l'istituzione per lavorare al CRAL? Il CRAL si sostiene attraverso un versamento di un contributo aziendale e c'è una persona di riferimento che sono io, che sono la persona che dirige il CRAL. Poi c'è un presidente, eccetera. Però in realtà non sono pagato dal CRAL. È pagato dall'ente, diciamo, dall'azienda. Sì, certo. Sì, quindi può essere assimilato alla figura del distaccato, del comandato, diciamo. Ok, grazie. Una domanda. Quando voi parlate di lavoratori retribuiti in organico al 31-12, intendete quelli che sono stati in organico dall'1-1 al 31-12 e che magari al 31-12 avevano sospeso il rapporto, oppure quelli che al 31-12 erano ancora, avevano un contratto in essere? In realtà questo dipende anche da come vengono poi conteggiati nel bilancio, perché poi noi chiediamo le stesse informazioni sul bilancio redatto al 31-12 del 2011, per cui se sono presenti, dovete conteggiare quelli presenti al 31 dicembre del 2011, in realtà, o comunque dobbiamo valutare il singolo caso rispetto a come poi vengono contabilizzati nel bilancio. Perché nel bilancio, allora l'istituzione farà un bilancio annuale, no? In cui include i dipendenti, include le spese per dipendenti. Capito? Non mi è sfuggito dove bisogna indicare i lavoratori con contratto di collaborazione in partecipazione. In quale categoria? Sì, glielo dico. Nel lavoratori con contratto di collaborazione. Con contratto di collaborazione, sì. Ok. Sì. L'altra domanda, velocissima, riguarda i lavoratori comandati. Allora, lavoratori comandati ho capito che come numero di lavoratori vanno nell'associazione che li utilizza, ok? Sì. Come costo, siccome lo sostiene l'associazione distaccante, che poi però riceve una contropartita, qui forse andiamo avanti, nel bilancio, nella voce di bilancio, come vanno considerati?
sia nelle entrate che nelle uscite. È una cosa un po' complicata perché io ho dei lavoratori che sono assunti da una struttura e comandati presso un'altra. Ho capito che non devo indicarli come lavoratori nella struttura che li ha assunti e poi li distacca, che distacco comando, sono comandati. L'altra associazione che utilizza il lavoratore li indicherà come lavoratori comandati. Io però sostengo dei costi che mi vengono rimborsati dall'altra struttura, è vero, pari pari, cioè sostengo 100, mi viene rimborsato 100. Nel conto economico, che io non posso non indicare perché è un'entrata e un'uscita, in quale voce li indico? Come acquisizione di, come lavoro? Come allora, costo del lavoro? Possiamo approfondirla rispetto al caso particolare, però in linea generale l'istituzione non profit che comanda il soggetto presso un'altra lo retribuisce, giusto? Se lo retribuisce lo include in termini di spese come spese per il personale dipendente, perché comunque è un dipendente della sua struttura che però va a lavorare presso un'altra istituzione. Quindi comunque diciamo le spese vengono sostenute dall'istituzione che comanda. L'istituzione che presso la quale il soggetto viene comandato e quindi va a lavorare non sostiene spese, da quello che ho capito. Sì, lo sostiene perché ci rimborsa tutto, rimborsa il costo del personale. E allora non è un comandato? È un comandato. Però è retribuito in qualche forma, perché viene, cioè se comunque viene speso, cioè vengono sospese delle, cioè c'è una spesa, un'uscita per quel comandato, in realtà forse sarebbe più opportuno inserirlo come lavoratore retribuito e non come un comandato, perché in realtà noi abbiamo incluso i comandati distaccati tra le soggetti che non vengono retribuiti direttamente dall'istituzione che sta compilando il questionario. Ho capito, quindi la discrimine è quello, se sono retribuiti o meno dall'associazione che è comandante. Ok. Dall'istituzione che compila il questionario. Sì, ok, va bene, grazie. C'era prima... Buongiorno, avrei due domande. La prima fa riferimento al quesito 3.1, che al quale ho risposto che l'associazione era inattiva perché abbiamo fatto una ristrutturazione straordinaria con regolare DIA, domanda in comune, e quindi abbiamo messo inattiva al 31-12, perché siamo stati fermi da metà settembre fino a metà marzo di quest'anno. La seconda domanda invece fa riferimento alla domanda 25/1. Noi come conto economico abbiamo quello di entrata e uscita, quindi ho compilato il quadro B. Ho già telefonato all'ufficio provinciale di pertinenza, ma non ha saputo rispondermi, nonostante mi avesse detto che già altre associazioni hanno telefonato per fare la medesima domanda, ed è l'affiliazione, le spese di affiliazione a una federazione nazionale che l'associazione sostiene, vanno inserite nella domanda 25.1 come voce numero 5 o come voce numero 12? Abbiamo disquisito abbastanza con la signora dell'ufficio provinciale sul fatto che i contributi nella voce numero 5 fossero da intendersi a fondo perso, cioè se io do un contributo non mi aspetto nulla in cambio. Invece, visto che l'affiliazione a una federazione nazionale, uno dà una spese di affiliazione per avere in cambio servizi come consulenza o come varie tipologie di servizi. Io, nonostante la signorina dell'ufficio provinciale non lo sapesse, abbiamo convenuto entrambi che potevamo inserirlo nella voce 12, altre spese. Cosa mi dice lei? No, io le dico acquisto di beni e servizi. Che mi ha detto, chiedo scusa, io l'ho già presentata l'Istat, l'ho già presentata. Allora la domanda. L'ho già presentata con la consulenza del numero telefonico in prima pagina. Presentata con la consulenza. Ok. Prima di presentare l'Istat, ho avuto consulenza del numero telefonico di riferimento, la quale dopo una mezz'oretta di telefonate, dopo varie analisi di cosa si intende con sussidio e contributo e di che cosa sono le spese di affiliazione, non sapendo cosa dirmi, mi ha detto altre spese, che è una risposta generica dove si butta tutto quello che non è compreso nelle precedenti categorie. Lei invece cosa mi dice?
Io le direi acquisto di beni e servizi, perché quello che mi dice lei è che queste spese di affiliazione hanno in qualche modo un corrispettivo rispetto a un servizio che la struttura alla quale aderisce le fornisce. Mi sembra che abbiamo dato anche delle risposte di questo tipo sulla... Sì. Sì, scusate. C'era il caso dei sindacati che ci chiedevano appunto dove inserire in entrata e in uscita le quote che gli iscritti pagano, perché i sindacati si trovano a fare questa partita di giro, diciamo la confederazione raccoglie le quote degli iscritti e poi le versa alle territoriali, quindi questo giro, diciamo, noi abbiamo risposto che in entrata le mettono nelle quote sociali, diciamo nel relativo, nella modalità, e in uscita in erogazione a terzi. Sì, nel caso in cui è un contributo, cioè io pago una quota per la mia affiliazione, però se da questa quota voi cioè avete in qualche modo un servizio, cioè l'istituzione alla quale versate questa quota vi eroga un servizio particolare di assistenza eccetera, secondo me sarebbe più vicino all'acquisto di beni e servizi, perché è, diciamo, una quota che tu versi per avere un servizio in cambio. Però vabbè, diciamo che se adesso il questionario è chiuso, inviato, definitivo, possiamo... O allora lei potrebbe chiedere la modifica del questionario, quindi la riapertura del questionario, oppure insomma se non è una quota molto ingente possiamo lasciarla lì. Sì. C'era la signora qui davanti. Una cosa proprio al volo, per quanto riguarda il punto, diciamo, 18, l'istituzione non profit aveva altre risorse umane in organico, eccetera. Anche noi siamo un CRAL, noi siamo tutti dipendenti dall'università di cui siamo, diciamo, alla quale appartiene il CRAL, sì. Però nessuno di noi opera in modo esclusivo nel CRAL, cioè tutti facciamo il nostro lavoro e poi, quindi siamo volontari, noi, forse effettivamente. Sì. Ok. Io ho una domanda a proposito dei dipendenti. La mia associazione, che lavora all'interno di un ospedale, paga i contratti di 2 medici part-time, però siccome si tratta di un ospedale, non possiamo pagare, non possiamo fare noi il contratto ai medici, ma noi paghiamo la quota all'ospedale, cioè paghiamo il contratto all'ospedale che a sua volta paga i medici. E fra l'altro ovviamente abbiamo un accordo con l'ospedale in senso lato. Fra l'altro questi ovviamente sono delle spese piuttosto ingenti rispetto al bilancio totale. Quindi a questo punto abbiamo o non abbiamo dei dipendenti e come indichiamo poi queste spese? Questa domanda esige un approfondimento, secondo me. Comunque, allora, in realtà voi pagate... Dov'è la signora che non... Ah, ok, sentivo solo la voce finora. Pagate questi medici che però... No, pagate l'ospedale che paga i medici. Ok, ma nel bilancio come rendicontate questo versamento, questo pagamento all'ospedale? È un'erogazione. È un'uscita? No, un'erogazione a terzi. No, diciamo che i dipendenti voi non li potete. Cioè, secondo me i medici non sono inclusi. No, non sono inclusi fra i vostri dipendenti. Questo penso di sì, sia chiaro. Però sì. Vorrei fare un approfondimento con i colleghi di contabilità nazionale che sono più esperti di bilancio rispetto a questo. Quindi semmai lei ci dà i riferimenti, certo. Ci sentiamo insomma all'atere. Sì, perché dobbiamo approfondire come secondo me possono essere considerate queste vostre spese, probabilmente anche forse con una acquisto di servizi, no, ma neanche, perché in realtà sono dei dipendenti che poi lavorano presso un'altra struttura. Noi siamo all'interno dell'ospedale. Voi siete all'interno dell'ospedale, ma allora voi... l'associazione sostiene l'hospice di un ospedale.
Quindi l'associazione ha sede all'interno dell'ospedale, però è un'associazione per conto proprio. Sì. Siccome questo reparto dell'ospedale non ha abbastanza risorse, l'associazione provvede a una serie di cose, tra cui due medici. Quindi i medici non sono ovviamente dipendenti dell'associazione, sono ufficialmente dipendenti dell'ospedale e lavorano nel reparto che viene sostenuto dall'associazione. Sì, sì. Ok, facciamo un approfondimento e va ci bene. Sentiamo. No, io torno alle questioni precedenti. Allora, noi siamo un'associazione con delle strutture operative dislocate in Piemonte e in Lombardia, però il codice fiscale è unico, è quello sì. dell'associazione, ma noi dovremmo compilare un questionario per l'associazione e un questionario per ogni singola struttura operativa? No, no, lo chiedevo anche perché abbiamo ricevuto i questionari legati a 3-4 di queste strutture che invece sono 6 o 7, ecco. Quindi è unico il questionario che dobbiamo compilare. No, allora, no, chiariamo, cioè, allora, le unità locali, secondo la definizione del censimento, sono quelle sedi presso le quali l'istituzione opera con lo stesso codice fiscale. Le nostre hanno lo stesso codice fiscale dell'associazione. Ok, quindi lei ha è un'associazione che opera sul territorio con lo stesso codice fiscale. Con lo stesso codice fiscale. Quindi deve compilare il questionario l'associazione a cui fa riferimento il codice fiscale, includendo i dati di tutte le sedi territoriali. Uno solo. Poi però lei mi stava dicendo, sono arrivati i questionari a queste sedi territoriali. Sì, ad alcune di queste sedi, a 3 di queste sedi. Ma anche perché in passato, c'era questo, in passato l'Istat mandava il questionario a queste singole strutture. Posso? Allora, perché lei dice c'è un'associazione con un unico codice fiscale, in realtà sono arrivati 3 questionari principali, il questionario poi c'è il box per le unità locali. E infatti, va bene? Allora, un'associazione dovrebbe compilare, questo tipo di associazione che dice lei, dovrebbe compilare di per sé un unico questionario con tanti box di unità locali, ok? Il problema è che qualcheduno ha ricevuto un altro questionario. Sì. Ora, ci sono su queste cose, perché succedono? Perché nelle fonti amministrative da cui siamo partiti per fare la lista precensuaria, chiaramente ci sono questi segnali che non, siccome noi linkiamo per codice fiscale, linkare vuol dire collegare per codice fiscale, chiaramente non abbiamo fatto questo errore. Deve esserci un motivo, diciamo, di riconoscimento. Il codice fiscale è diverso. E quindi, ok, quindi primo, lei controlli per favore bene questa cosa, perché è in grado di farlo, d'accordo? Sì. Nel caso decidiate, perché voi avete una via d'uscita, o le compilate tutti e tre come unità istituzionale, ciascuna con le proprie unità locali, oppure se no decidete di correggere e di farle e quelli notare. Che sono in più li chiudete con lo dico io, è una procedura ad hoc che dovete contattare l'ufficio di censimento e dire al rilevatore di chiudere quel questionario come unità locale della principale, quindi indicando il codice fiscale o il codice del questionario. Dopodiché quello non va e non è una non risposta, quella è una risposta e quindi chiudiamo quelle posizioni. Il censimento serve a verificare anche queste cose. Sì, va bene. Ok? D'accordo, è chiaro, grazie. Vado avanti? Posso andare avanti? No. Sì, però c'è prima, scusi, prima portare la parola. Ok, prego. Noi siamo un'associazione teatrale e al 31-12 noi non avevamo nessun dipendente perché facciamo contratti a tempo determinato e scadevano al 27. Io ho telefonato al numero e mi hanno detto di metterli come volontari, però poi nel bilancio io ho la voce oneri per i dipendenti e mi hanno detto di non metterlo e metterlo come oneri per volontari. No. Cosa devo fare? No, guardi, può benissimo conteggiarli per 3 giorni nel 31 dicembre ed è molto più preciso. Quindi piuttosto come, che fare, sì, assolutamente. Come dipendenti retribuiti al 31 dicembre e lascio la voce degli oneri. Esattamente.
Questi questionari che sono arrivati a strutture che non, magari doppie, io ho risolto il problema in una maniera veloce, ma forse non è corretto, ho fatto rispondere al questionario dicendo non operativa. Cioè, per esempio, una nostra struttura che aveva chiesto una partita IVA e si era dimenticata che c'era già un codice fiscale, sono arrivati due questionari. Sì. Allora, siccome operava con la partita IVA, quindi ho fatto inviare il questionario dove risultava solo il codice fiscale dicendo che quell'attività non era più operativa e quindi ha risposto al questionario. E ho fatto chiudere il codice fiscale non operativo. Non so se però mi sembra di capire che questa non era corretta come procedura. Sì, la procedura corretta in realtà, che poi abbiamo scritto anche nelle FAQ, è quella di, nel caso di un questionario duplicato, cioè un questionario che è arrivato allo stesso istituzione, o col codice fiscale la partita IVA, o col codice fiscale e l'altro vuoto, bisognava indicare che l'uno era il duplicato dell'altro, in modo che questa era un'informazione che ci serviva anche per correggere la lista, per pulire. E questo si poteva fare telefonicamente? Questo si poteva fare telefonicamente all'UPC, oppure compilare il questionario cartaceo annotando alla fine, qui nello spazio delle annotazioni, che questo questionario risulta duplicato dell'altro col codice istituzione, e il rilevatore avrebbe fatto questa correzione sulla lista. Ok, un'ultima domanda sul conto economico. Noi siamo un'associazione a livello provinciale e i nostri circoli sono a livello locale, comunale. I nostri circoli acquistano le tessere da noi, che pagano, e quindi tra le uscite, giusto quello che diceva lei prima, noi il costo del tesseramento delle unità comunali li abbiamo fatti inserire nelle altre spese, mentre lei diceva prima, e anche le affiliazioni, mentre lei prima parlava del costo delle affiliazioni da inserire nel punto 5 del conto economico. A parte che il punto 5 non è acquisto di beni e servizi, quindi semmai se lo considerassimo acquisto di beni e servizi dovremmo indicare nel numero 4 il costo dell'affiliazione. Questo tra le uscite. Noi però abbiamo indicato nelle altre spese, quindi quesito 12 le abbiamo fatti più o meno tutti così. Vabbè, il discorso è quello di prima, la risposta che ho dato al signore prima, cioè se c'era una contropartita in termini di servizi sarebbe stato opportuno mettere in acquisto beni e servizi. Punto 4, insomma, comunque, cioè io l'indicazione è quella della voce dell'acquisto di beni e servizi, altrimenti un sussidio, contributo, erogazioni a terzi, diciamo, nel caso in cui non ci fosse stata un servizio fornito per questa quota di affidamento. Quindi sarebbe più corretto indicare nel punto 5 sussidi e... Nel punto 5 se non c'è una fornitura di un servizio collegato. Quindi il puro costo della tessera andrebbe nel punto 5. Sì. Cioè la testa, nel senso che lei si sta iscrivendo, cioè che questo soggetto che compila... La sede provinciale vende la tessera, che ne so, a 15 euro, e quindi il circolo l'acquista a 15 euro e ha un costo a 15 euro, quindi un'uscita, ok? Dove la mette? Nei sussidi, a contributi? No, ma lei mi dice la vende, cioè se il circolo provinciale sta pagando una quota associativa... Sì. Sta pagando la quota, circolo comunale, a livello comunale paga la sede provinciale una quota associativa, che poi rivende i soci, quindi c'è, cioè, per il livello comunale c'è, cioè, ma no, è semplicemente una quota, questa è una partita di giro, voglio dire, sono i soci che pagano la propria quota di iscrizione, quindi va in entrata. Entrata tra il punto 5, e va bene, qui ci siamo, perché dice entrate da contributi annui degli aderenti, ok. Poi però quella tessera viene acquistata dalla sede provinciale a un prezzo inferiore di quello che invece viene venduto al socio. Noi l'abbiamo messa nel punto 12 e credo che possano andare bene così, o no? Vabbè, però per adesso se è chiuso è inutile, diciamo, se il questionario è chiuso lasciamo lì in altre spese per adesso. Però sarebbe stato più meglio metterlo nel punto 5 per quelli che ancora lo devono fare. Sì, sì. Chiedo. Sì, le punti di affiliazione, sì. Perché sono altre unità istituzionali. Sì. Va bene, grazie. Posso andare avanti? C'è qualcun altro? Ok.
Risorse economiche. Quindi abbiamo pensato di proporre i due schemi di bilancio distinti per facilitare la compilazione delle varie istituzioni rispetto a qual è lo schema di bilancio che redigono, per cui bilancio per competenza o per cassa o in forma ibrida a seconda di come viene redatto. E sono informazioni importanti, sono rilevate soltanto a fini statistici, non sono trasmesse a nessun ente che controlla o comunque segue adempimenti di carattere fiscale. Sono importanti per definire sia le tipologie di fonti prevalenti di finanziamento, sia per l'attività che viene svolta di mercato o meno. Quindi delle precisazioni rispetto alla compilazione di queste voci. Le spese per prestazioni lavorative fornite in regime di partita IVA vanno indicate nell'acquisto dei beni e servizi, le quote di affiliazione e tesseramento che appunto le associazioni di base versano all'associazione nazionale rientrano nella voce sussidi, erogazioni e contributi a terzi. E invece nel caso in cui l'esercizio sia infrannuale, quindi il bilancio sia a cavallo, non coincida con l'anno solare ma a cavallo dell'anno, è possibile riportare le informazioni, cioè devono essere riportate le informazioni relative al bilancio del 2011, quello che comunque è a cavallo rispetto al 31 dicembre 2011. La sezione sulle risorse economiche è finita, non so se ci sono domande. Sì, la domanda 23. Per sussidi, contributi ed erogazioni a terzi, posso considerare anche i fondi che io accantono, visto che io mi occupo di cooperazione allo sviluppo, che siano 5 per 1000 o fondi che io ho raccolto in altro modo, io ogni anno li accantono perché so che quei fondi lì li dovrò spedire all'estero sui progetti. Li includo in queste voci? Se sono usciti però quell'anno. Li farò uscire, sì. Sì. Al limite me li trascino nell'esercizio successivo, ma per me sono debiti. Debiti che ho nei confronti dei miei progetti su all'estero. No, questi non possono uscire. Cioè non possono essere inclusi perché non sono ancora usciti. Però sono debiti, quindi sono nello stato patrimoniale nella sezione. Ma noi non chiediamo lo stato patrimoniale però, eh. Sì, lei lo può fare. Ah, no, chiede qui se sono riportati nel passivo. Io pensavo allo schema di bilancio. No, qui sì. Sì, ok, no, quindi anche i fondi accantonati sono considerati. È la domanda 23. 23, sì, no, io pensavo 23, alle... sì. Sì, ok, no, mi sono sbagliata io. Assolutamente. Aspetti che non sentiamo, un momento. Il contributo aziendale, dove lo mettiamo? È un'entrata, sì. In termini di entrata. Sì, ma dove? Su che punto lo mettiamo? Questo sussidio, contributo a titolo gratuito. Secondo me potrebbe essere quello. Contributo aziendale a quale fine? Per l'attività istituzionale. No, qui. Però vuole dire a quale fine glielo dà, perché lei come associazione dà a questa impresa, a questa azienda, una controprestazione in termini di qualche servizio. È un CRAL aziendale. È un CRAL aziendale. È una liberalità, quindi è contributi, offerte, donazioni, lasciti, eccetera. Provente di fonte privata. Ok, se è l'impresa che dà un contributo al CRAL come associazione, questo è un contributo, è una donazione, quindi è l'entrata di provente di fonte privata, punto 5. La signora a pagina 8, no? La risposta è sì, lo deve mettere nel punto 5 del 21.1. Allora, invece sono a pagina 9, è il punto 24. Allora, come entrate di fonte pubblica, a noi l'università riserva all'interno però del suo bilancio una quota che però non viene gestita, cioè sono delle spese che noi sosteniamo e devono essere rivolte in via esclusiva ai dipendenti dell'università, nostri soci, no? Quindi dobbiamo individuare delle iniziative particolari, eccetera, però sono soldi che noi non gestiamo individualmente, ma vengono rientrano nel bilancio dell'università. Io li devo segnare come se fossero una liberalità che loro ci fanno. Io non ho capito se lei è l'università o no.
Allora, noi siamo un CRAL, quindi, però all'interno di un'università. L'università come ente non ci versa i soldi sul conto corrente, li gestisce riservandoci una piccola quota nel suo bilancio. Quindi, secondo me, io qua non devo indicare nulla, giusto? Non le gestisce neanche lei? No, io li spendo, ma sono loro che fanno... Noi li spendiamo, però in realtà l'emissione dell'ordine e poi il pagamento stesso avvengono per conto... Cioè, però mi scusi, io mi ricordo un po' di ragioneria, che adesso si chiama economia aziendale. Mi sembra che lei stia compilando un questionario di un CRAL che opera all'interno di un'università, ho capito bene? Sì. Allora, e questo CRAL è l'intestatario del questionario, sì. Quindi riceve di fatto dall'università delle somme che può spendere. Non proprio, noi non riceviamo, noi facciamo emettere i buoni d'ordine e poi il pagamento direttamente all'università. All'interno di quella piccola quota. Sì, basta che però dopo non mi metta le spese, perché di fatto fate la vostra attività gratuitamente, cioè gratuitamente. No, poi noi abbiamo i soci che, cioè abbiamo delle entrate. Sì, vabbè, altre voci, ma per questa parte qui non deve metterla neanche, perché se no. Le spese, sì, no, quello sì. Sono prestazioni in natura, diciamo così. E poi invece per quanto riguarda il punto 6, entrate derivanti da vendita di beni e servizi. Noi gestiamo gite, visite a mostre, eccetera, eccetera. Non è che vendiamo effettivamente, cioè i partecipanti devono pagare la loro quota per ammortizzare in parte le spese, però non è che vendiamo un bene o vendiamo. Ma se sono gli aderenti che pagano la quota della gita? Sì, è questo? Almeno in parte la pagano loro, in parte sosteniamo noi la spesa. In entrata però non... sono contributi? Sì. Sì. Quindi è contributi, contributo che è il numero 5. Ah, lo faccio rientrare. È degli aderenti. Oh, ok, va bene, grazie. Andiamo avanti allora, cerchiamo di concludere perché... diciamo più meno complessa, sì. Il settore di attività, il quesito 26 prevede i settori di attività, l'attività prevalente svolta dall'istituzione, possono essere indicate fino a un massimo di 6 risposte. Il quesito 26.1 chiede di indicare qual è l'attività prevalente rispetto a quella che avete indicato. Il quesito 28 è, diciamo, sembra abbastanza complesso, ma in realtà è organizzato e strutturato in relazione a quello che è il settore di attività indicato nel quesito 26, per cui diciamo, potete facilmente ritrovare magari i servizi svolti dall'istituzione non profit in relazione al settore di intervento prevalente. Non sono vincolanti ovviamente, per cui anche se l'istituzione ha dichiarato di essere attiva nel settore di la cultura, sport e ricreazione, potrebbe sicuramente indicare un servizio che non è raggruppato secondo quel titolo, diciamo. E se non si ritrova il servizio svolto dall'istituzione, potete utilizzare le voci aperte indicando il servizio reso. I destinatari dei servizi erogati, una precisazione rispetto a questo quesito, chiediamo appunto che vengano indicate, cioè rispondono al quesito, le istituzioni che svolgono, che quindi forniscono dei servizi diretti, diciamo, che non sono rivolti alla collettività in generale, ma a persone che possono essere identificabili in maniera abbastanza certa. Quindi vi chiediamo di indicare il numero di destinatari dei servizi prodotti, considerandoli in questi termini. Quindi non includere i servizi che sono rivolti alla collettività in generale. E poi chiediamo che se esistono dei destinatari con specifici disagi chiediamo che vengano classificati in base alle principali categorie di disagio che abbiamo inserito. I quesiti successivi sono relativi alle
forme di comunicazione adottata dall'istituzione e alle modalità di raccolta fondi. Non credo che diano grossi problemi di chiarimento di interpretazione. Smentita subito, va bene. È l'ultima domanda. Sì. La 31.1. Tra le modalità di raccolta fondi, io nella parte 6, cioè altro, indicherei anche la partecipazione a bandi di finanziamento pubblico e privato. Posso? No, infatti non è una raccolta fondi, secondo me. Ma la raccolta fondi allora che cos'è, scusi? La partecipazione a bandi lei ce l'ha qui, cioè lo può indicare, ma non è... Cioè non è, diciamo, l'obiettivo fondamentale del quesito, perché, diciamo, il finanziamento da progetti lo ricaviamo dai quesiti relativi al bilancio e dalle fonti di finanziamento nel momento in cui è arrivato. Scusi, a quanto ammonta la sanzione? Perché qui, tanto per essere espliciti, vengono a chiedere informazioni sulle associazioni, poi ci vengono a frugare in tutti i bilanci, no? Allora tanto vale mandarci l'Agenzia delle Entrate e farci chiedere i bilanci, perché a questo punto... Non capisco. No, se devo pagare una sanzione invece che farmi venire in un'associazione, che è un'associazione di norma, di volontariato, che insomma non si arricchisce, anzi... Adesso qui entriamo nel merito dei bilanci a un punto tale che se devo pagare 200-300 euro di sanzione la pago e non riconsegno. Cioè lei si comporta come alcune società di capitali? No. Io dico che siamo in una situazione che siamo partiti per capire quante sono le associazioni e che cosa fanno. Adesso entriamo nel merito di cosa fanno, quanto spendono, quanto, insomma, è una cosa che allora, guardi, lo ammazza il volontariato. Ma vede, il problema è molto semplice. Se noi vogliamo classificare e distinguere, noi di questo tavolo statistico, ma anche voi che fate parte di questo mondo, le vostre associazioni, il livello anche di decisione politico che riguarda il volontariato e le altri non profit. Come abbiamo detto prima, nella prima parte di questa riunione, il problema qui è di conoscere da fondo questo sistema, questa rete, questo settore della società italiana e conoscere le differenze che c'è tra un'organizzazione del volontariato che si autofinanzia e un'organizzazione del volontariato che invece viene finanziata da enti locali, per esempio, cioè amministrazioni pubbliche, fa una bella differenza sotto il profilo della conoscenza. Per fare queste cose io devo distinguere tra i fondi che sono sussidi dai fondi che sono, per esempio, ricavi per vendita di beni, al di là del fatto che poi nessuno ci guadagna. Quindi da questo punto di vista l'intento non c'entra niente con altri tipi di conoscenze del tipo Agenzia delle Entrate, o queste non sono informazioni che vengono date. Come ho detto prima, il segreto statistico è ancora più forte della tutela della riservatezza dei dati personali, è molto più forte ed è precedente alla legge sulla tutela. Il segreto statistico è presente nella legge statistica italiana, che è precedente a quella sulla tutela dei beni dati personali. Quindi ritorniamo al dunque, mi scusi, anche per chiudere la domanda precedente, è evidente che c'è altro specificare, signora, quindi lì lei può mettere quelle cose là. Il senso del discorso è che è evidente che se lei partecipa a delle bandi di gara è perché ha intenzione di rendere a qualcuno, al finanziatore, alla stazione che ha emesso questo bando, un servizio, d'accordo? Quindi da questo punto di vista lei ce l'avrà anche nella domanda che riguarda il bilancio.
Quindi lei può benissimo mettere là altro specificare, d'accordo? Quello che voleva dire la dottoressa Stoppiello è che il quesito 31.1 non mira a questo, ma mira semplicemente a una modalità di raccolta di tipo qualitativo, diciamo, e non quantitativo, come quella che invece è connessa alla domanda sul bilancio. Questo per chiudere la risposta. Prego. Vorrei dire che la ricchezza più grande di queste associazioni sono quelli che si danno da fare per tenerle in vita, no? Gratuitamente. Le dico, io come Peter Piemonte ho incontrato un'associazione che diventava pazza perché ha un bilancio di 6.000 euro all'anno. Dopo 3 anni in cui ha cambiato il presidente, erano tutti agitati, come faccio a sapere se i soldi avanzati sono giusti, non sono giusti? Cioè avevano un bilancio di 6.000 euro all'anno e il presidente uscente dava 3.800 euro avanzati al presidente nuovo. Ma di che cosa stiamo parlando? Ora, se andiamo a sfrugugliare su tutte queste questioni, secondo me le associazioni adesso sono 474.000, tra alcuni anni diventa la metà e qui ci perde tutto, tutta la società. Sì, ma io capisco questi aspetti di regolamentazione. Le dico, pago una multa e tanti saluti. Guardi, su questo sono decisioni individuali. Dopodiché capisco il problema nei confronti della regolamentazione, se un'associazione deve o non deve fare la denuncia di un certo tipo. Qui si tratta di un censimento di conoscenza statistica, dopodiché lei è libero ovviamente di comportare come meglio crede. Grazie. Sì, l'ultima sezione è quella relativa alla struttura territoriale e quindi le unità locali. Come abbiamo detto già prima, sono le sedi operative presso le quali l'istituzione opera e che hanno lo stesso codice fiscale dell'istituzione centrale. Rileviamo soltanto le unità presidiate, cioè presso le quali si svolge un'attività e il personale esercita abitualmente la sua attività. Sono identificate da un indirizzo proprio. Le unità locali eventualmente residenti all'estero non sono rilevate, ma il personale che vi lavora può essere indicato nella sede centrale dell'istituzione per quei casi che lo prevedono. Infine la sezione 7 relativa alle notizie del compilatore, chiediamo una serie di riferimenti della persona che ha compilato il questionario essenzialmente per favorire il contatto con l'ufficio di censimento provinciale che potrebbe richiamare l'istituzione nel caso in cui avesse riscontrato delle anomalie nella compilazione del questionario. Le criticità sono legate al fatto che in generale la lista ha incluso delle azioni non profit non più attive oppure non ha incluso alcune che invece sono attive sul territorio a quale non è arrivato il questionario. E l'altra criticità è legata appunto all'aggiornamento e alla qualità degli indirizzi presenti in lista che ha implicato una serie di mancati recapiti per diciamo, i questionari spediti. Per risolvere a queste criticità in linea generale, le istituzioni alle quali il questionario non è stato recapitato, non è arrivato, fanno riferimento all'ufficio censimento di competenza territoriale, i cui recapiti appunto sono sul sito dell'Istat, che fornirà loro le credenziali di accesso per la compilazione online, se appunto sono disponibili a fare la compilazione online, oppure il questionario cartaceo che può essere compilato e riconsegnato all'ufficio di censimento. Le slide finali sono relative all'obiettivo di presentarvi in linea di massima il sito del censimento sul quale potete trovare tutti i nostri riferimenti, una serie di informazioni legate alla compilazione del questionario, quindi lo spazio relativo alla compilazione online, qui dove compila il questionario online. Questa è la pagina che vi, anzi non è la primissima pagina, nella prima pagina vi si chiede il codice utente prestampato sul questionario e un indirizzo di posta elettronica alla quale viene spedita la password con la quale potete accedere alla compilazione online, questo ovviamente per motivi di tutela della sicurezza dell'utente. E qui avete una serie di le nostre FAQ, cioè le risposte ai quesiti più qui diciamo più quelli che siamo riusciti a generalizzare, quelli più frequenti.
Ovviamente trovate appunto una serie di documentazioni varie come la guida, il questionario, la guida, la compilazione, il facsimile del questionario che potreste consultare per la compilazione nel caso in cui non fosse arrivato. Direi infine che attualmente sono arrivate le lettere, sono state spedite le lettere di sollecito, nelle quali trovate anche lì il codice utente dell'istituzione e il link, diciamo, il riferimento per la compilazione online, nel caso in cui fosse arrivata magari solo la lettera di sollecito e non è arrivato il questionario prima. Mi preme ricordarvi la scadenza, che è il 20 dicembre. Mi raccomando, non rinviate la compilazione agli ultimi giorni, perché probabilmente ci sarà il picco, potremmo avere dei problemi di carattere informatico legato proprio al picco delle utenze, per cui la preghiera è quella di non arrivare all'ultimo minuto, anche perché il sistema di compilazione online è guidato, prevede una serie di controlli che vengono effettuati dopo anche da rilevatori, per cui nel momento in cui avete compilato il questionario sia in formato web o magari cartaceo che poi il rilevatore ha inserito, il rilevatore potrebbe contattarvi per risolvere eventuali incongruenze che si sono manifestate, e quindi finiamo nella settimana di Natale, che non è proprio il massimo per verificare i dati, diciamo, del indicati nel questionario. E con questo chiudo. Bene, ci sono ancora alcune domande qui in seconda fila, se può dare per favore il microfono, e poi concludiamo con l'assessore, che nel frattempo è arrivato, l'assessore Granelli del Comune di Milano. Prego. Volevo dire che la nostra associazione, che è il Sorriso Telefono Giovani, non ha ricevuto, non ha ricevuto il questionario, ha ricevuto invece un'email che dice una specie di sollecito del questionario. Io ho risposto dicendo non ho ricevuto il questionario, mi ha telefonato una persona dicendomi che mi avrebbe dato i codici per poter entrare e rispondere. Io non ho ricevuto più nulla. Gli ho chiesto di rimandarmi il questionario, mi ha detto che non poteva farlo, altrimenti non poteva darmi neanche i codici. Poteva farlo solo telefonicamente, ma io non ho più ricevuto nulla. Grazie di questa informazione. Se per favore può dare alla dottoressa Stoppiello il suo recapito dell'associazione, dell'istituzione non profit, perché tramite la rete di rilevazione faremo i controlli sull'ufficio provinciale di censimento. Quindi arriveremo al rilevatore e altre domande? C'era qui la signora? Senta, io torno alla domanda 29. Indicarono delle persone destinatarie dei servizi erogati nel 2011, suddividendole, eccetera, eccetera. Io come persone destinatarie ho tutti i miei soci, o devo mettere chi effettivamente ha fruito delle mie attività di ricreazione? E quindi devo andare a sfrocugliare tutto le gite dell'anno prima e farmi conti una per una tutte le iniziative, oppure effettivamente io ho 400 soci, sono tutti destinatari, poi ciascuno ne fruisce piuttosto che no, però i destinatari sono loro, giusto, no? Ah, perfetto, ok, grazie. Mi riferisco ancora, sono già intervenuto, un presidente di fondazione che gestisce una scuola dell'infanzia, quindi lo mettiamo nel volontario in organico. Lei? Perché parrebbe che non ci sia. Sì, ma ecco, adesso è un po' più puntualizzata, nel senso che siccome lì non si trova altra voce che volontari in organico, quindi il parroco che gestisce la scuola dell'infanzia diventa un volontario in organico. Il presidente della fondazione, così i membri del consiglio di amministrazione di una fondazione. Basta, perfetto, grazie. L'assessore Marco Granelli ha la parola per concludere questa mattinata, che mi sembra stata molto proficua, perché il dibattito e le domande numerose, e quindi ci guiderà, diciamo, in una prospettiva più generale di nuovo rispetto alla conoscenza e all'informazione statistica su questo settore.